cambiare verso anche all'Europa, afflitti da problemi comuni, dalla disoccupazione alla scarsa competitività. Roma e Parigi rinnovano l'asse per modificare gli equilibri all'interno di Eurolandia. Per Renzi e il presidente transalpino Hollande, che si sono incontrati oggi all'Eliseo, è necessario dare un segnale di svolta alla vigilia dell'appuntamento elettorale europeo. E allora diciamo sempre che dobbiamo rispettare tutti i limiti dei trattati, vero, noi rispettiamo tutti i limiti europei, ma c'è un primo rispetto che dobbiamo ai padri fondatori, a quelli che hanno creato l'Europa. Il rispetto che dobbiamo loro è quello di fare dell'Europa un luogo dei cittadini e dei popoli e non solo un luogo della tecnocrazia. Lunedì Renzi presenterà il pacchetto di riforme alla Merkel. Quella sarà l'occasione per comprendere se ci siano o meno i margini per accelerare sul cammino della crescita. Ma contro l'euro arrivano ancora le bordate di Beppe Grillo, che annuncia un referendum per uscire dalla moneta unica. Intanto alcuni provvedimenti che il governo vorrebbe prendere creano diversi malumori, come l'intenzione di cancellare la detrazione per i coniugi a carico. Sarebbe un attacco diretto alla funzione di quella figura che è la persona che resta a casa per curare i genitori anziani, i figli, la cosiddetta casalinga, che non deve essere subordinata alle politiche europee ma deve essere una libertà di scelta. Quindi su questo tema mettiamo un punto di allarme.